un modo per manifestare il senso di accoglienza della città, un atto dovuto. Come sindaco ho ritenuto di compiere questo gesto, che è stato ben accolto anche dal vescovo di Mantova e dal prefetto nei confronti di questi ospiti, di questi profughi. Qui ci sono cittadini che hanno già avuto riconosciuto lo status di rifugiato, altri che lo stanno attendendo. E quindi durante il periodo natalizio, quindi un periodo di gioia e di feste della città, abbiamo voluto condividere e portare un messaggio di gioia, di feste e di accoglienza anche a queste persone che stanno cercando fortuna scappando dalle terre dove questa fortuna non sono riuscita ad averla. È un momento molto importante proprio perché questo significa un po' l'accoglienza di tutta la città, le autorità, il sindaco, il prefetto, io stesso siamo qui per dire che in fondo questi ragazzi, perché sono soprattutto ragazzi giovani che hanno dovuto correre via dalla Libia specialmente, dove avevano un lavoro, dove avevano una speranza, dove avevano la capacità anche di mantenere la loro famiglia nei vari paesi africani da cui provengono, ecco, possano avere ancora una speranza. Noi speriamo proprio che questo incontro che noi facciamo per Natale, molti di loro non sanno bene che quale sia l'importanza di questa data, ma per noi non importa, importa che comprendano che in fondo non ci sono soltanto delle difficoltà nei loro confronti e soprattutto dei gesti talora inconsulti che li possono mettere in grave difficoltà nel loro cuore, ma c'è anche un affetto profondo che vorrebbe che anche loro potessero trovare quella dignità di lavoro e di possibilità per la loro famiglia e per il loro futuro.